Chi abbiamo qui? Paola. La tua vittima? Don Marco. Don Marco! Da Grotta Minarda, 26 anni, studente fuori corso. Sì. La comunione a 27 anni, ha detto Don Marco. La cresima a 32. Un matrimonio di uno sparaglio. Oh. Adesso non vai all'inverno. No, questa già sta imparando. No, vai, vai, tranquillo, fidati. Vai, vai, va. A due. Vai. Paola. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Oh! Doppio colpo. Questo palloncino era molto... Tu sei? Cristian. Chi scegli come vittima? Davide. Aspetta, Cristian, come ti chiami? Eh? Come ti chiami? Cristian. Chi scegli come vittima? Davide. No, 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 no. Spontaneo, vai, no, vai, non va suggerito. Vai. Non ho suggerito, hai visto? Vai, brava mamma, sono fiera di te. Aspetta, che tra un chiocchia. Perché c'è un chiocchia? Vai, Davide, qua. Dai, su. Dai, facciamo divertire la bambina. Dai, vai, più in alto, Michelangelo. Dai, vieni ad aiutare a fare la doccia a Davide. Sì, ma non deve aiutare, essere aiutata. Stai là. No. Da, però tu la, ti devi, devi allora, sedere. Devi alzare la macchina. Tu ti devi abbassare. Sì. Io devo mantenere. Qua. No, non devi aiutare, però. Yada. Lei, per la pubblica assistenza. Mamma mia, però, dai. Qualcuno non è che si arricciano i capelli, dai. Uno. Sì, due. Abbastanza. Ma è caduta pure una pigna. Oh, è caduta pure una pigna nel frattempo. 140 euro. Brava mamma. Pippo. Bimbi, no, no, fila, perché è venuta così avanti? Andate più dietro. Brava. Allora, adesso c'è Diego. Chi scegli come vittima? Michelangelo! Allora, bimbi, dovete andare più dietro, o di là. Facciamola così la fila, dai. Bimbi, guardatemi un attimo, la fila così. Dirigi un attimo la fila dietro. Ma sì, ma non devono stare qua. E glielo sto dicendo. Bimbi, dovete andare lì, sennò non possiamo giocare. Aspetta. Dietro, 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 più là. Bimbi, di qua, qui. Scendete dietro, scendete. Diva, sei leggermente caldata, sei sudata. Vittima non prescelta. Zia Mary. Zia Mary, dov'è Zia Mary? Zia Mary, Zia Mary, no, no, Zia Mary, Zia Mary, non ti fare tirare la calzetta, perché ai bambini non si può dire di no. Zia Mary, dai, costituisciti. Costituisciti. No, no, vai giù, non faccia. Zia, ha scelto Zia Mary.
metti i palloncini. Sì. Ancora. Allora, zia Mary, un poco più centrale, grazie. No. Ok. Uno. A. Due. Oh! No, il primo esempio di scoppio del palloncino e si è bagnato il bambino. Come è successo? Michela? È il vento. Colpa del vento della la cosa fisica. Dai. Gaia! E tu ma potresti scegliere zia Marianna, scusa, per cioè chi vuoi? Michelangelo. Che sorpresa! Però ti posso dire che ci sarebbe anche zio Gerardo che è arrivato. Zio Gerardo, zio Gerardo. Ah, zio Gerardo, vogliamo zio Gerardo. No, zio Gerardo. Gerardo, vuoi dare gli occhiali? Sì, ti bagnerai? Sì. Dai. Oh. Ce l'abbiamo? Oh, bravissima Gaia! Oh. Bravo zio, bravo. Abbiamo Franco. Allora, facciamo finta che non ti conosco. Come ti chiami? Franco. E chi scegli come vittima? Mia mamma. Oh, la Liliana! Dov'è? Dove sta? Liliana! Liliana, tanto ti beccano lo stesso, Liliana! Brava! Liliana, dai che ci abbiamo tempo! Dai Liliana, tanto ti becchiamo! Bravo Franco, mi è piaciuta sta mossa! E beh, siamo tutti bagnati, Liliana, 15. Vendati. Wow, è vestita di bianco buco. Ti posso dire che c'è anche l'altro tuo figlio, quindi ti consiglio di non allontanarti da qua. Sulla piega. Bel Franco, mi è piaciuto. Ok. Allora, tu come ti chiami? Albert. Sentiamo un po'. Chi scegli come vittima? Mamma. Dov'è la mamma? Eccola lì. Vieni mamma, vieni, capelli ricci c'hai tu, quindi puoi venire tranquillamente. Dai, su. Mamma. Che vuoi? Andiamo. Se ti metti in fila, metti in fila però, se volete gareggiare, di nuovo in fila. Stasera non si cena. Andiamo, guarda andiamo, che questo è terrorismo psicologico. Andiamo a questo che è più grande. Vai. Ma da solo Alberto è grande, può fare. No, non lo lasciamo se è un minore. Vai. No. Come non mi devo mettere? Oh. Aspetta, il chiodo. Oh. Davide, calma. Sì, ma quello tagli il palloncino con lo curto. Davide! Ma non si può andare certe cose. Signore, da posto. Sì. Oh! Viva la cervicale! Il signore là tagliava il palloncino col coltello. E non ti ha bucato. Ci hai provato però, Allora, spostiamoci un attimo. Qui abbiamo... Io scelgo te. Oh! E tu ti chiami? Riccardo. Andiamo Riccardo. Allora, qua il palloncino. Mamma che palloncino ciotto proprio. Abbiamo... Però oh. Tu non devi partecipare. No, costa 400 euro, grazie. Mantieni un po' Michela. Sì, certo, cosa? Cosimo. Sì, che sto osservando. Siete proprio... Ragazzi, ti tocca, Edi, sei stata scelta. Chiamate Cosimo dopo. No, l'ho sentito che hai suggerito, non vale? Non si può dire di no, bambino. No, non posso. Facciamo i conti da. Andiamo. Bimbi dietro. Aspetta, non ti muovere, Ricca. Se ce la menasse no, una bo... No, ci sta Michelangelo. Scusa, sta montando qui. Bimbi, vi dovete togliere da qua, via. Fatevi più là.
Allora, ringraziamo Cosimo che oggi è stato qui con noi e grazie Cosimo per la tua compagnia, per il programma di Fatti e Facezze. Vorrei ricordare ai nostri amici che Cosimo è asciutto. Può uscire così? Poi scout! All'attacco di Cosimo! No, non so, sono pacieri loro. Non è giusto però. Non è giusto. Ciao Cosimo, grazie! Dove siamo arrivati? Sara! Sara! Chi scegli come vittima? Cristiana! No, no, servono gli adulti! Davide! Ma c'era anche mamma! Ma c'è mamma! Davide! C'è papà! No! C'è Michelangelo! No! E chi scegli? Davide! Ok, stiamo degenerando. No, vabbè. Dai, no, i bambini devono giocare. Non sprechiamo i palloni contro Luigi quando c'è Michelangelo. Io mi metto qua, ok, andiamo. Ok. Gio, guarda che c'ho io e ti lamenti tu, mamma. State, siamo in mezzo alla natura. Non frignare. Dai, Saretta. Chi deve stare sotto? Non c'ho... Ah, perché di lei? Ya, Davide! Ehi, mi è venuto, ma anche di 5 a 6. E non ce l'abbiamo questi palloncini. Michelangelo, vuoi fare la persona seria? Mettiti sotto. Vai. Avanti. La bambina scelta.